Eloi lama sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il grido di Gesù che dalla croce lancia ed è il grido di Gesù che ancora oggi noi sentiamo e lo sentiamo provenire dalle mamme, dai papà, dagli anziani, dai giovani, ma anche dai bambini ucraini e da ogni persona che vive laddove c'è violenza, guerra, sopraffazione, laddove c'è violazione della vita e della dignità delle persone. Ma è anche il nostro grido di quelli che, lasciatemelo dire, sta vivendo questa passione di Cristo che continua nella passione delle donne e degli uomini e dei bambini e dei giovani ucraini. Dicevo, noi stiamo vivendo questa passione con, lasciatemelo dire, indifferenza. Ci siamo quasi abituati a queste immagini. Ebbene, il grido di chi non si è abituato a queste immagini, il grido di Gesù, Dio mio, perché non mi hai abbandonato, si unisce al grido di chi veramente soffre, è schiacciato dalla criminalità e dalla violenza di un dittatore. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutto il mondo oggi dovrebbe ripetere, sentire in sé, anche noi che la guerra la guardiamo dalla televisione, sentire in sé questo dolore. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo stesso dolore, lo stesso senso di abbandono che Gesù ha gridato dalla croce. Questo dolore, questo grido di Gesù continua. Lo diceva già Giovanni Paolo II, quando osservava in maniera, direi, profetica il mondo e diceva: nonostante le sue conquiste, questo nostro tempo sfiora l'abisso dell'abbandono, la tentazione del nichilismo, l'assurdità di tante sofferenze fisiche, morali e spirituali. Non dobbiamo, anche se viviamo, sentirci abbandonati da Dio, per il solo fatto che in quel grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato, che oggi noi, l'uomo, l'umanità, che ha la pace nel cuore e che vorrebbe seminare pace attorno a sé, l'umanità delle persone oneste deve continuare a gridare, ma lo deve fare con la certezza che nel grido dell'uomo che ripeto, urla Dio mio perché mi hai abbandonato, vi è lo stesso grido di Cristo che continua a soffrire, continua a vivere la sua passione e a donare il suo dolore per la salvezza di tutti. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!